La cultura, col mondo della città di Milano e non solo, diciamo, declina tantissime attività, più di 200 eventi soltanto nell'anno 2018, ma ce ne sono alcuni di questi che meritano sicuramente un'attenzione particolare. Eventi come quelli di questa sera, che sono appositamente pensati per dare pieno senso a quello che è l'idea, la natura, l'ispirazione che ci ha portato ad aprire questo luogo, ovvero proprio un incontro e uno spazio, anche come non soltanto fisico, ma davvero un tempo dedicato a far sì che la nostra professione, che la psicologia potesse incontrare le riflessioni di altri professionisti, di altre culture, uno spazio di incontro, di contaminazione, di crescita culturale. Gli eventi a cui mi sto riferendo sono quelli organizzati da un gruppo, il Comitato Scientifico della Casa della Psicologia, che io devo sempre ringraziare per il lavoro con il quale li costruisce e anima il palinsesto principale di questo luogo. Li nomino perché molti sono qui questa sera, comunque Enrico Molinari, Franco Del Corno, Stefano Gheno, poi ci sono due consiglieri dell'ordine, Luca Longo, Alessandra Michalizzi, e poi ringrazio in particolare questa sera il collega Dario Forti, che diciamo si è preso in carico in particolare l'organizzazione di questa serata. Semplicemente un richiamo al fatto che questo spazio è aperto tutti i giorni dalle 3 del pomeriggio sino alla sera, offre davvero moltissime iniziative, e quindi vi invito non soltanto a seguire questa sera, che sarà una serata davvero interessante e particolare, ma a seguirci anche durante il corso di quest'anno. Sarà un anno molto importante e particolare, sono 30 anni che in Italia vedono il riconoscimento della figura professionale dello psicologo. Il 18 febbraio 1989 venne riconosciuta in Italia la figura professionale dello psicologo. Abbiamo una storia che andremo anche raccontando nei prossimi mesi in questo posto. Di nuovo do il benvenuto a tutti voi, ringrazio i nostri ospiti e passo la parola a Dario Forti per entrare poi nel merito della serata. Grazie a tutti. Grazie al Presidente. Sì, buonasera anche da parte mia. Io mi chiamo Dario Forti, sono uno dei componenti del Comitato Scientifico, sono professionalmente uno psicologo del lavoro, se vogliamo mettere qualche piccola, non barriera, ma qualche confine definitorio. Quindi i temi di cui mi occupo sono un po' diversi, ma questo forse non è irrilevante rispetto alla serata, perché il tema che abbiamo scelto, diciamo che sono un paio d'anni, l'ha appena detto il Presidente, che nel riempire di contenuti, o almeno cercare uno spazio culturale per questo luogo, abbiamo cercato di uscire dagli ambiti disciplinari più stretti, più tecnici, o meglio, ci sono molti momenti anche nella vita di questa casa che sono hanno più a che fare proprio con la strumentazione, le tematiche operative, tecniche, metodologiche, ma le serate, diciamo così, cercano da un lato di estendere i confini delle aree di interesse della psicologia e soprattutto, poiché la psicologia è difficile definirla come una scienza, una disciplina con dei confini netti, inclusivi e conclusivi di un certo sapere, ma è per definizione molto reticolare, molto spugnosa, di esplorare dei confini disciplinari, interdisciplinari. E su certi temi, abbiamo visto anche in questi anni, ci siamo un po' interessati, ci siamo fatti un po' di domande se c'erano degli ambiti o vecchi o nuovi, già esplorati, oppure invece rimasti anche un po' miracolosamente ai margini, che meritassero di essere oggetto di un'attenzione. E per dare anche modo ai nostri due ospiti stasera, che adesso presento, di capire un po' in che luogo si trovano, senza aver fatto un censimento, una rilevazione sistematica. Tendenzialmente il pubblico che abbiamo in questi incontri in parte è di colleghi e colleghe, spesso, come si vede anche in questa serata, giovani professionisti, ma anche invece non solo colleghi, come dire, adulti e maturi, ma anche
in una realtà come Milano, nel centro di Milano, per un fatto credo un po' osmotico, quello che uno direbbe, la Milano che va alle serate, che va a sentire le presentazioni dei libri, che va nelle mostre, insomma, diciamo, quel, se c'è ancora quel ceto medio riflessivo che dovrebbe aiutare una società a mantenere un certo equilibrio e anche un certo livello di civilizzazione, ma non mi spingo oltre nei commenti che vanno sulla politica. Quindi un pubblico fortunatamente anche vario e misto, che può avere interessi. Da questo punto di vista, queste serate sono state sempre pensate, direi con qualche variazione sul tema, come un confronto, meglio se, come stasera in particolare, con prospettive, vertici disciplinari diversi, che si confrontino, magari un po' cozzino su certe cose, oppure scoprano dei punti di convergenza o anche di lontananza, e diano la possibilità al pubblico di intervenire. Io potrei non dire niente, ma mettendomi dal punto di vista di un partecipante di questa serata, salvo che ci siano, immagino, anche degli specialisti di questo tema, no? Quindi interessati a confrontarsi, o magari perché conoscono uno o l'altra o entrambi i nostri relatori, io mi metto però dal punto di vista di una fruizione molto, dire naturale, e non c'è nulla di più naturale naturalmente, dico alcune cose che con quelli su cui ho pensato un po' in queste settimane, pensando a questa serata, che non è una serata sull'arte naturalmente, no? Anche se i nostri due ospiti appoggeranno o articoleranno il loro dire anche magari mostrando o commentando quelle che noi chiamiamo delle opere d'arte. Non è una riflessione critica su cos'è l'arte, ma potremmo dire molto, molto ampiamente di riflessione su che cos'è l'esperienza artistica. Questo credo che possa essere una vaghissima definizione, perché credo che tutti noi abbiamo un'idea, ci siamo fatti un'idea nella nostra vita, che nella vita del soggetto umano c'è l'esperienza artistica. Non solo perché tutti hanno un romanzo, delle bozze di romanzo in un cassetto, tutti si trovano prima o poi a dipingere qualche acquerello, ma perché abbiamo l'arte, si direbbe che in spregio a quello che diceva un filosofo, primum vivere, si direbbe che un qualche cosa che noi abbiamo poi definito come arte, l'essere umano o anche i primi esseri umani, io non so se gli antropologi, gli etnologi hanno dato una spiegazione perché nelle famose grotte del, non so se neanche se è il paleolitico o neolitico, francamente non saprei dirlo, questi umani che avevano dei bei problemi a cercare di sbarcare il lunario, no? Fra le minacce e le prede, però si mettevano alla sera, stavano come direbbe uno psicoanalista, stavano risimbolizzando l'esperienza della caccia realizzato o sfumata, stavano trasmettendo ai posteri, piuttosto che si stavano annoiando nelle grotte fredde, umide. Però diciamo che l'esperienza di qualche cosa che noi abbiamo poi chiamato arte, espressione artistica, sembra accompagnare l'esperienza. Questo farebbe pensare che, come di tutte le cose che accompagnano l'esperienza, l'esistenza umana, sia poi difficile parlarne tematizzandole, perché sembra come parlare dell'acqua nella boccia del pesce rosso piuttosto che l'aria che noi respiriamo. Quello che possiamo dire, che non ho molto altro da aggiungere, è che stasera abbiamo pensato di riflettere insieme su che cos'è l'arte, cos'è l'esperienza artistica, sia dal punto di vista del fruitore, e tutti noi siamo fruitori volontari o anche involontari, no? In qualsiasi metro noi vediamo, siamo catturati da affiche o da segnali televisivi che ci veicolano dei contenuti, o quando appunto ci incuriosiamo di come ragiona l'artista. Questi due versanti li poniamo alle due discipline che in qualche misura, magari con tempi diversi, e qui ci aiuteranno i nostri due ospiti a, non dico fare una lezione di inquadramento storico, però
è evidente che la psicologia si è occupata del fenomeno che noi chiamiamo arte, così come la filosofia, una branca della filosofia, l'estetica, da sempre riflette. Allora, poi, se questi due punti di vista sono figlio l'uno, uno è figlio fratello maggiore dell'altro, piuttosto che sono due sentieri che sono rimasti separati, questo magari ci aiuteranno. Ecco. Quello che potremmo dire, e forse questo può essere uno dei motivi di interesse di trovarsi a ragionare, ma che cos'è l'arte? È che probabilmente, pur con approcci diversi, anche queste due discipline credo che condividano quello che potremmo dire in qualche modo comuna l'approccio scientifico, la logica del dubbio. Noi sappiamo cosa ci succede quando ci confrontiamo con un'opera d'arte, ammesso che sia accettato e accertato dire cos'è opera d'arte o cosa non è opera d'arte. Sappiamo perché un'opera ci piace o ci disgusta, perché ci eccita o ci annoia. E cosa sappiamo di quello che passa nella mente e nelle mani di un artista? Io so che continuerò a far sempre evocare delle immagini che rinviano soprattutto al pittore o allo scultore, ma in realtà potremmo... quello che sappiamo è che continuamente l'umanità si è posta domande, faccio degli esempi banali, quasi proprio da senso comune, com'è che Mozart ci è stato trasmesso come un artista che vedeva già nella propria mente l'opera che ancora doveva produrre, come se fosse stata un'immagine istantanea che poi si trattava soltanto di mettere in uno spartito, oppure che ribaltando, saltando di un paio di secoli, l'action painting piuttosto che la scrittura automatica ci descrivono il fare dell'artista quasi come posseduto da una qualche demone paragonabile a quello che non so, in certi riti delle popolazioni pelle rossa è provocato da dosi generose di mescal, insomma, ecco, che cosa succede? Ecco, io non so se poi oggi le discipline più attuali, le neuroscienze, ci dicono qualcosa effettivamente, sia cosa succede a noi quando ci mettiamo al cospetto di un'opera, poi che sia, e qui introduco per primo, forse lo faranno anche i miei due ospiti, il cuore tematico del tema dell'arte, che è il concetto di bello, della bellezza, sapendo che forse è una parola che non si può neanche più dire se vediamo l'arte contemporanea, che però è alla base poi di quella distinzione fondamentale che c'è la bellezza armonica e poi c'è la bellezza disarmonica, che è il sublime in qualche modo nella storia della letteratura e dell'arte ha catturato. Ecco, come vedete ci sono tantissime domande che potrebbero anche non essere domande, perché uno può dire, e cito con finisco con la citazione dotta: non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Credo che lo sappiamo da quando siamo bambini, soprattutto delle schermaglie dei preadolescenti, della mia fidanzata, no? E la fidanzata del mio compagno di banco, eccetera. Che però questo non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, non è molto lontano da una rosa, una rosa, una rosa di Gertrude Stein. Vuol dire, sono quelle affermazioni che uno ne ascolta e dice, ah, interessante, non ho capito niente. Ecco. Allora, invece con l'idea che la serata di stasera possa aiutarci, se non a capire tutto, ma almeno a essere un po' aiutati a entrare, almeno con qualche giusta domanda, poi le risposte, sapete, possono non essere così indispensabili. Perché la psicologia si occupa dell'esperienza artistica? Perché la filosofia si occupa dell'esperienza artistica? E in questo ci aiuteranno allora la professoressa Gabriella Gilli, che insegna psicologia generale, ma è una nota studiosa sia di temi dell'arte terapia che della psicologia dell'arte, che ha il compito un po' di porci, almeno lo dico io per lei, insomma, con problemi di voce e non proprio di salute piena in questa serata, di porci almeno alcuni elementi di base che ci aiutino un po' a orientarci, e poi il professor Fulvio Carmagnola, Stabicocca, che insegna estetica
e che vabbè, l'ho invitato anche perché so che ha un pensiero abbastanza un po' radicale sul concetto del bello, della bellezza, eccetera. Io mi immagino che i due punti di vista possano mettersi in confronto, non necessariamente senza scarti e senza sfridi. L'idea è che lascerei uno spazio iniziale alla professoressa per almeno inquadrarci, poi per darle anche un po' di respiro, poi passerei la parola a Fulvio Carmagnola che potrà sviluppare un suo discorso e anche in qualche modo, mi auguro, con delle risonanze rispetto al discorso iniziale. Ridarei poi ancora la parola a lei e poi a lui. Di solito facciamo in modo che rimanga, prima che ci siamo troppo stanchi o cominciamo ad andarcene, un po' di spazio per domande, interventi, per cui io non limiterei il tempo, ma se una ventina di minuti la professoressa Gilli e poi altrettanto il professor Carmagnola, poi dopo vediamo un secondo giro e il tempo per gli interventi. Vi ringrazio, vi invito naturalmente non solo a seguire ma anche a pensare delle cose da dire come interventi. Siamo in tanti, ma questa possibilità ha sempre caratterizzato i nostri incontri. Grazie a tutti voi e ai nostri due relatori. Scusate la voce, la bassa. Buonasera. Speriamo che l'arte mi aiuti. Allora, prima cosa, il vertice di osservazione della, scusate la voce, della psicologia è diverso dai vertici di osservazione di altre discipline che si occupano di arte. Quindi è diverso da quello della filosofia, di quello della storia della filosofia, dell'estetica. È diverso anche da quello dell'arte terapia che è stata nominata poi eventualmente. Io spero che le domande, che sono sempre la cosa più interessante, anche perché così prenderò fiato io e poi sono davvero la cosa più interessante. Premessa: noi psicologi, almeno io, sono convinta che quando lavoro intorno ad argomenti di arte faccio del meraviglioso pascolo abusivo, nel senso che vado in un campo non si sa quella che resta, la voce che resta. La voce va benissimo, il microfono non ci pensa da solo, basta avvicinarlo un po'. Ok, così va bene, grazie. Grazie, scusate. Allora, dicevo che a me sembra di fare del pascolo meraviglioso, ma del pascolo abusivo, perché io rimango una psicologa. E quindi il mio soggetto, come in un gioco di figura sfondo, la figura rimane l'uomo, la mente, la psiche, la donna, insomma, rimane l'umano in relazione con l'arte. Per cui la psicologia, secondo me, non può aver pretese di definire che cosa è l'arte. Lasciamo questa cosa complicatissima a chi se ne vuole occupare dal suo vertice di studio e di osservazione, ma ci possiamo occupare di quello che Rudolf Arnheim, che era un considerato troppo vicino all'arte dagli psicologi e troppo artista dagli psicologi, cioè era da tutte e due le parti considerato un po' troppo psicologo dagli artisti e troppo artista dagli psicologi. Lui scrisse che la mente umana, la psicologia e l'arte coprono gli stessi ambiti dell'umano e quindi studiare l'uno significa studiare l'altro in qualche modo. Forse non è esattamente così, probabilmente, perché allora l'interesse nostro riguarda le dinamiche ovviamente psichiche, psicosociali, neurologiche, anche cliniche, che hanno a che fare con artefatti artistici. Questo riguarda sia la produzione sia la fruizione dell'arte. Qui c'è una domanda: come funziona la mente, come funziona un artista, come funziona la mente dell'artista? Forse la ricerca più facilmente ha lavorato, anche perché non è facile lavorare davvero con gli artisti a volte,
ha lavorato con gli osservatori, fruitori d'arte, cioè con tutti noi in qualche modo. Gli approcci sono diversi. Io adesso dirò due cose brevissime su i diversi approcci, visto che non esiste la psicologia, ma esistono le psicologie, siamo una bellissima galassia. Questo si riflette in termini di orizzonti concettuali, metodologici, differenti, poi migliora. Si riflette anche nello studio dell'arte. 1860, Fechner, psicofisiologo, scrisse Introduzione all'estetica, inaugurando l'estetica sperimentale, che era il desiderio di trovare delle misure dell'esperienza estetica, degli elementi quantitativi per studiare, per catturare la dimensione della fruizione estetica. Questa è la linea, poi ci fu anche l'estetica matematica, eccetera, eccetera, è la linea comunque che ha portato agli studi, cioè ha ripreso, non che ha portato, ha ripreso potentemente gli antichi studi sulla Golden Section, sulla sezione aurea. L'idea era quella appunto di catturare qualche cosa che diventasse la cifra della nostra preferenza estetica. La psicologia della gestalt, cioè della forma, con le leggi che non racconterò, anche perché gli psicologi le conoscono molto bene, e gli altri possono sapere che sono leggi che riguardano la percezione. E quindi lo studio di come noi, attraverso i sensi. La cosa interessante della psicologia della Gestalt è che ha avuto al suo interno il maggior numero di studiosi, di psicologi, che erano anche in qualche modo frequentatori di arte, erano anche artisti loro. Per cui era come se avesse innescato in sé, innestato, l'interesse per l'arte, questo movimento. Un'altra corrente, un altro enorme orizzonte proprio è quello del cognitivismo. Il cognitivismo, in tutte le sue mille forme, si interessa tuttora soprattutto della comprensione che soggetti non artisti, che i fruitori hanno dell'arte. Per esempio, quando c'è una consapevolezza che un certo oggetto è un oggetto d'arte rispetto a un oggetto non d'arte, e questo al di là di una convenzione sociale, perché questo è un livello ovviamente che è molto considerato ed è molto importante, ma ad un livello più individuale, più soggettivo, come si sviluppa una estetica interpretativa. Faccio solo un esempio di un autore che si chiama Norman Freeman, che da sempre ha studiato, con cui ho lavorato anche, la comprensione degli artefatti artistici, associandolo alla teoria della mente, cioè a quel passaggio, grazie dello sviluppo dei bambini e anche di alcuni adulti, perché non tutti ci arrivano, che in realtà è un lavoro che dura tutta la vita, quello di comprendere i contenuti della mente propria e della mente altrui, nel senso di comprendere che la realtà non è
qua reificata e non omenica, ma è sempre filtrata da quelli che noi chiamiamo i verbi mentali, i termini mentalistici, per cui io osservo, io desidero, io voglio e penso che gli altri desiderino, temano, vogliono, eccetera, eccetera. Quindi, associando lo sviluppo della teoria della mente con lo sviluppo della comprensione artistica, un modello di comprensione dell'arte, di questo modello, prevede che da un iniziale, prevede che la comprensione dell'arte sia una relazione di interpretazioni tra un artista, un fruitore, un'opera e un referente, che Freeman chiamava anche mondo, cioè un pezzo di mondo esterno e interno che viene rappresentato nell'opera. Solo vi faccio una brevissima linea evolutiva di questo sviluppo verso un'estetica interpretativa. I bambini, quando sono piccoli, circa sotto i 3-4 anni, se vogliamo seguire uno dei passaggi dello sviluppo della teoria della mente, non attribuiscono un significato alle rappresentazioni, alle raffigurazioni, per esempio ai quadri, in funzione, da una parte, in funzione sostanzialmente, faccio una sintesi, della preferenza che loro hanno per quell'oggetto rappresentato. Esempio, se un bambino non ama la cioccolata, se anche gli fate vedere una fotografia, un quadro molto bello che rappresenta la cioccolata, e chiedete questo quadro è bello o brutto, lui dirà è brutto perché non amo la cioccolata. I quadri delle rovine non sono amati dai bambini piccoli. Perché? Perché le rovine sono... Quando portai, aveva 3 anni, mio figlio a vedere il Partenone ad Atene, lui stette tutto un giorno così. Io pensavo fosse per il caldo, non tutti questi che si fotografavano, mettiti lì, guarda, sono sempre più incupito. La sera, rifocillato e tranquillo, chiedemmo, insomma, ti è piaciuto? Perché imparano subito a rispondere quello che pensano che gli adulti vogliono che loro dicano, per cui ho detto e poi dopo ho aggiunto, certo, però, prevenendo la crisi greca, peraltro, di molti anni, disse, poveri greci, perché non hanno neanche i soldi per aggiustare le loro case. Per cui tutto il discorso su... E non capiva perché noi fossimo tutti le migliaia di persone sotto il sole cocente a fare foto a delle rovine. Per cui il giudizio sull'opera d'arte, sulla rappresentazione, è un giudizio collassato sul referente. È spiaccicato sul referente. Collassa lì. Via via che procede lo sviluppo, il bambino inizia a umanizzare, passatemi il termine, quella rappresentazione, quel quadro, quelle rovine, cioè a introdurre la sua rappresentazione che gli deriva dalla cultura, dalla comunità di appartenenza, eccetera, eccetera, dalle esperienze, la rappresentazione dell'artista, degli artisti, dei critici d'arte, eccetera, che hanno contribuito a creare e preservare quell'artefatto. E quindi c'è questo passaggio di umanizzazione dell'oggetto, che non è più un oggetto, nessuno è un oggetto tra oggetti, ma diventa investito di un vestito di cultura. L'ultimo passaggio è quello che aggancia la rappresentazione dei fruitori, cioè di se stessi innanzitutto, ed è il passaggio su io di fronte a questo artefatto cosa so, cosa voglio sapere, cosa non voglio sapere, cosa mi smuove
e tutto il gruppo, tutto l'orizzonte delle emozioni mi ha emozionato, no, cosa mi porta di conoscenza, che cosa, qual è la relazione che intrattiene con me, con la mia cultura, col mio sapere, con i miei desideri, con i miei timori, con il mio, con la mia crescita eventualmente. Questo tra l'altro in psicologia risuona molto dei tre passaggi che aveva sviluppato Hodgkin sullo sviluppo della persona, che passano da una e che poi sono stati ripresi da una psicoterapeuta, Mimma della Cagnoletta, che li ha applicati proprio agli oggetti d'arte, agli oggetti espressivi, perché lei si occupa anche di arte terapia, e dice che il primo contatto col mondo è un contatto che passa attraverso la concentrazione corporea, lei lo chiama la fase della concentrazione corporea, dove noi entriamo attraverso i sensi, il nostro contatto, pensatelo vabbè, nell'arte terapia, adesso è una piccola parentesi. Il secondo, la seconda fase, il secondo passaggio è la fase della risoluzione formale, che vuole rispondere alla domanda cosa faccio di questo oggetto, come se lo costruisco io, come lo posso costruire, che forma do a questo oggetto, a questo artefatto. La terza fase è quella della narrazione simbolica, dove questo artefatto diventa un riflesso della mia storia, della mia mente in qualche modo. Tendenzialmente li abbiamo sempre tutti e tre insieme. I rischi di rimanere alla concentrazione corporea, che resto, se sono un bambino pasticcio con la creta, è finita lì, uso i colori e basta, non do una forma. Il rischio della seconda fase, cioè quella della risoluzione formale, è un estetismo fine a se stesso, è bello o brutto e basta. La terza fase è quella della, prima l'ho chiamata in qualche modo l'umanizzazione del processo di produzione o di fruizione, cioè quella in cui io mi chiedo che cosa fa questo a me, agli altri. Perché? Cioè, ho solo buttato lì qualche, sarebbero da espandere. Le altre due grosse dimensioni, gli altri due grossi orizzonti in cui la psicologia è venuta a contatto con il mondo dell'arte riguardano la psicoanalisi, gli psicoanalisti, e beh, c'è anche un po' la psicologia della personalità, magari dopo vediamo un po' la psicoanalisi, e adesso con grande fascino la neuroestetica. Cosa faccio? Mi fermo? Psicoanalisi? Ho visto che è passato un... Psicoanalisi e neuroestetica. Come volete voi. Posso provare a vedere se qualche immagine... diamo la parola? Non so, decide il... Si sente se parlo così? Dunque, io non sono preparato a rispondere a queste cose. Cioè, io ero preparato a rispondere a un'altra cosa, che era che cosa diavolo è diventata l'arte e perché è andata a finire così. Però il nostro presidente o il nostro coach ha detto che noi non dobbiamo discutere di che cos'è l'arte, ma piuttosto di che cos'è l'esperienza artistica. E io ho contato circa 8 temi nel quarto d'ora in cui tu hai parlato. Io ho una risposta per questi 8 temi, ma non so se va bene.
Allora, adesso io do le risposte in modo molto drastico. Devo dire che sono anche abbastanza d'accordo con quello che diceva la collega prima. In particolare mi è piaciuta molto la questione del Partenone. Io ho una risposta sulla questione del Partenone che è un po' diversa da quella di tuo figlio, ma però è interessante. Però se siamo tutti d'accordo, come ha detto una volta il grande Jena Pliskin, che ora fa a Dario, che cosa parliamo di Jena Pliskin? Jena Pliskin è un personaggio fondamentale. È il personaggio principale di 1997, Fuga da New York, grande film di John Carpenter. Detto questo, lasciamo perdere le battute. Allora, che cos'è l'esperienza artistica? Sì, io ho una risposta a questa domanda. L'esperienza artistica o l'esperienza estetica? Sono due cose diverse. Grosso modo, l'esperienza artistica è l'esperienza che l'artista trasmette a un supporto materiale, che i greci chiamavano hyle, la materia. L'esperienza estetica, grosso modo, noi la identifichiamo e con l'esperienza del fruitore di opere d'arte e con una forma di esperienza molto più vasta di quella artistica. Allora la prima domanda che mi viene in risposta a questa domanda è: ma perché noi abbiamo bisogno di identificare l'esperienza estetica con l'esperienza artistica? È sbagliato? No. Però perché? La mia risposta è perché c'è un potente, diciamo così, luogo comune, più o meno implicito o esplicito, quasi sempre implicito, che, anzi ce n'è una serie, ma adesso ne dico uno solo, che tutto sommato pensa, sente, opina, ritiene che l'arte sia il territorio apicale dell'attività umana. Questo è il motivo per cui noi tendiamo a identificare l'estetico con l'artistico e tendiamo a identificare l'artistico con la sommità della creatività. È vero questo dal punto di vista storico? Sì e no. E bisognerebbe aprire tutto un discorso su come è nata questa faccenda, un discorso di storia dell'arte, ma non di storia dell'arte come la studiavamo noi al liceo, che peraltro a me piaceva tantissimo, sui manuali, eccetera. No, quella è una storia dell'arte di tipo continuista, cioè presuppone che esista un'universale arte, cosa che io nego. Una delle domande interessanti che poneva Dario Forti è: ma allora Lascaux e Altamira, le caverne preistoriche, 15.000-20.000 anni fa, sono arte? La risposta è sì, per noi sì, per loro no, perché l'arte è essenzialmente un fenomeno moderno. Ah, dice, ma allora Fidia è... Sì. Ma che cos'era Fidia? Prassitele, tutti quelli. I greci come lo chiamavano? Avevano una parola per l'artista? No. Fidia era un technites, cioè un operatore artigiano. Come chi? Come Odisseo quando costruisce il letto. Cioè l'arte è diventata ciò che noi chiamiamo arte a partire dal moderno, non prima. Dice, ma quando Leonardo, per esempio? Ma Leonardo non era un artista per se stesso. Leonardo nel suo curriculum avrebbe scritto: guardate, io sono in grado di costruire una colubrina che può sparare e sbriciolare un muro a 500 metri, sono in grado di costruire un... E tra l'altro so anche dipingere. Allora, la prima, diciamo, argomentazione che vorrei portare, la lascio lì, c'è solo il titolo, è: l'arte è diventata così. Dopodiché ha fatto un'operazione per la quale io userei un bellissimo vocabolo inventato da Freud, che è Nachträglichkeit, cioè un'operazione di tipo retrospettivo. A partire da quando? Chi è il responsabile di questa nefandezza? È Hegel. Hegel nel 1828, nelle sue lezioni sull'estetica, ha detto una cosa grandiosa e formidabile: l'arte è per noi cosa del passato. Dopodiché l'ha negata dicendo: ma
non c'è stato mai nulla di più bello dell'arte greca. E è l'arte greca che ci ha confuso le idee. Cioè noi proiettiamo dal moderno all'indietro la nozione arte e la trasformiamo in universale. Ma l'arte è, diciamo così, un trascendentale storico, non è un universale. A partire da quando? Una bellissima domanda. A partire da quando? Dal Rinascimento? No, secondo me no, un po' dopo. Non a caso Hegel, che ovviamente era Hegel, amava particolarmente l'arte olandese del Seicento. Ma perché? Questo, ma io mi accorgo che qui sto andando fuori tema perché sto già dicendovi che cos'è l'arte, quindi no, non lo dico. Peccato, perché vi perdete veramente una cosa molto molto bella sull'arte olandese del Seicento, non ve la dico. Però avevo portato un po' di figurine, tra cui Vermeer, Rembrandt, eccetera, ma non ci sarà il tempo di farle vedere, però sono qua. Quindi, che cos'è l'esperienza artistica, che cos'è l'esperienza estetica? È ciò che la nostra epoca ci dice essere un'esperienza apicale. Ma è vero? No, non lo è. Perché? Perché l'arte è diventata altro da quello che noi immaginiamo sia. Questa è la mia prima affermazione. Seconda cosa, quindi la scuola Altamira sono arte? Ripeto, per noi sì, per loro no. Allora che cosa sono per loro? Esperienze religiose? Probabilmente, probabilmente. Così come noi non sappiamo come si pronunciavano le parole dell'indoeuropeo, non possiamo sapere che cos'era l'esperienza di Lascaux e di Altamira. Non lo sappiamo. Non abbiamo, cioè c'è stato un buco. Sappiamo, ma lo sappiamo cos'era l'esperienza estetica dei greci? Forse sì, forse, forse. A patto di analizzare bene il loro linguaggio, tecne, aletheia e tutta una serie di altri vocaboli che dovremmo analizzare molto in profondità. Terza domanda, l'estetica si occupa di arte? Chiedeva lei. La mia risposta è sì, ma sbaglia. Perché? Perché oggi il territorio estetico è tremendamente più vasto del territorio artistico, e quando noi mettiamo in cima l'esperienza estetica l'arte, diciamo che non rendiamo giustizia a tutto il resto dell'esperienza estetica, tra cui io metterei sicuramente l'esperienza delle merci. L'esperienza delle merci non è un'esperienza estetica, laicamente, ma certo che sì. Sì, però il selfie è idiota, è certo che lo è. Ma cosa vuol dire idiota in greco? Viene dalla parola idios. Idios vuol dire solo io, cioè senza comunità, vuol dire questo idiota. L'esperienza estetica può essere anche idiota, certo che sì. Allora, l'estetica come filosofia dell'arte è una grande, diciamo così, abbaglio storico dovuto alla grandezza di un pensatore come Hegel. È stato lui che ha inventato questa cosa. E noi gli siamo andati dietro. Ma l'esperienza estetica non è l'esperienza artistica, è un'altra cosa. Allora, che cosa caratterizza l'esperienza estetica? Alcuni miei colleghi, molto più bravi di me, molto più famosi di me, risponderebbero: una particolare tonalità che sta in discontinuità con l'esperienza quotidiana. Si potrebbe dire così: ciò che caratterizza l'esperienza estetica è una particolare densità di senso, che può anche essere, attenzione, problematica. Tant'è vero che Baudelaire parlava di shock. L'arte moderna è essenzialmente shock. Lo shock è un'esperienza estetica? Certo che sì, è un'esperienza di carattere estremamente problematica. L'arte contemporanea, da questo punto di vista, dà vita a esperienza estetica? Certamente sì. Guardate le fotografie degli incidenti stradali nei quadri di Andy Warhol, sono uno shock. Guardate l'orinatoio di Duchamp, che lui con grandissima intelligenza ha chiamato fontana. È una fontana a rovescio, naturalmente. È un'esperienza, sì, è un'esperienza di shock, però. Questo mi porta a una risposta a un'altra domanda. L'esperienza artistica ha a che vedere con la bellezza? No. Cioè, se noi la circoscrivessimo all'esperienza della bellezza, faremmo un'operazione di tipo conservatore. Però noi la facciamo. E quando noi diciamo... una banalità, vero? Com'è bello, sembra proprio un'opera d'arte. Sì, ma quella del secolo scorso. Da quando l'esperienza artistica ha abbandonato la bellezza?
Difficile dirlo. Per esempio, per noi un quadro di Cézanne è bellissimo, per me è bellissimo, io trovo che Cézanne sia straordinario. Sì, ma per i suoi contemporanei Cézanne era un ubriacone. E un quadro di Picasso è estremamente significativo. Io ho visto Guernica quando ancora era al Prado, adesso è Reina Sofia, è molto meno affascinante secondo me. Tu entravi nel Prado, guardavi a sinistra, c'era questa parete con Guernica, vi assicuro che era una cosa pazzesca. Allora, che cosa ci succede quando? Qui la questione del Partenone e del bambino è rilevante. Che cosa ci succede quando vediamo o siamo a contatto con l'opera d'arte? Se fosse un'esperienza antropologica sarebbe grosso modo uguale per tutti. Dico io che sto semplificando brutalmente da dilettante. Ma perché il bambino, il Partenone, non fa nessun effetto? La mia spiegazione, da dilettante, non da psicologo, è che il bambino non ha ancora conosciuto la storia dell'arte, cioè non è ancora entrato nella dimensione culturale che in qualche maniera, guardate, è prescrittiva. La dimensione culturale è: ma come, non ti piace il Partenone? Ma sei scemo? Il bambino non ha questa dimensione culturale, esattamente come il vestito dell'imperatore. L'imperatore è nudo, ma tutti sanno che per convenzione culturale, giustissima, devono dire che è l'imperatore vestito, però il bambino non lo sa. E quindi tuo figlio che vede il Partenone e dice poveri greci, a me sembra molto simile al bambino che dice no, ma guarda, è nudo. Sì. Quindi vuol dire che l'esperienza estetica è intrisa di una forma di sapere che noi non dominiamo e che entra a far parte, chiamiamolo così, del nostro inconscio sociale. Quindi che cosa sappiamo della mente dell'artista? Bellissima domanda. La mia controdomanda è: ma perché lo vogliamo sapere? E la mia risposta è sempre quella di prima. Lo vogliamo sapere perché pensiamo che la mente dell'artista sia speciale. Ma da quando lo pensiamo? Ma come mai è successa questa roba qua? E qui c'è il romanticismo, no? Che è un piombo per noi, il romanticismo. Per noi è una cosa... ci ha strozzato il romanticismo, no? Andate a leggere Schiller, Lettere sull'educazione estetica dell'umanità, e trovate tutta la retorica preromantica dell'educazione estetica. L'educazione estetica è quella che deve permettere al genere umano di elevare... Ma dove? Ma quando mai un'opera d'arte ha salvato qualche cosa? Ma che cosa? Allora che cosa può fare questa benedetta opera d'arte? Ecco, questa è un'altra bella domanda, se volete provo a rispondere più tardi, adesso no perché il mio tempo sta per scadere. L'action painting, sì certo, l'action painting però è una delle correnti artistiche, è una delle più impressionanti, tant'è vero, mi ricordo che tanti anni fa leggevo Topolino, e Topolino è interessante dal punto di vista antropologico perché tutti i luoghi comuni della nostra civiltà in qualche maniera si accumulano nei personaggi di Topolino, nelle situazioni di Topolino, eccetera. E c'era una situazione in cui c'era un artista d'avanguardia che dipingeva degli scarabocchi, e allora il bambino, che siamo noi, dice: no, ma sono scarabocchi quelli lì. E guarda caso, questi scarabocchi erano abbastanza simili a un quadro di Pollock. Cioè, l'action painting, che è in generale l'espressionismo astratto, che è una corrente importante dell'arte contemporanea, è una specie di modello del trasferimento quasi immediato sull'artefatto. E quindi c'è questa... ma è una poetica, capite? Non è la mente dell'artista e basta, è una poetica, cioè viene fuori... che cos'è una poetica? È quello che l'artista dichiara di voler fare. Leggete le lettere di Van Gogh al fratello Theo. Se volete sapere come funziona la mente di un artista, non sempre si può capire, no? Però nel caso di Van Gogh si può capire. Domanda su Van Gogh: ma perché Van Gogh è così importante? Ma perché? Ma come mai? Perché? Ma perché c'è tutto, no? C'è la vittima della società, c'è colui che si contrappone al potere, c'è il misconosciuto, Van Gogh, Ligabue, il doganiere Rousseau, sono tutti esempi di questi due. Cézanne anche lui era così. Quindi
L'arte riguarda la bellezza? No, questo direi proprio di no. Sfido. Allora sì, i tulipani che abbiamo visto a Bilbao, i tulipani di Jeff Koons, tulipani di metallo, grandi così, coloratissimi, sono bellissimi. È un caso però. Perché invece, per esempio, il cagnolino, sempre di Jeff Koons, che abbiamo sempre visto a Bilbao, alto 4 metri, a me fa schifo personalmente. Allora, che, come faccio? Perché questa, secondo me, è la domanda interessante. Come faccio a capire quando? Come faccio a capire quando un'opera d'arte vale qualcosa? Se mi dice qualcosa dal punto di vista emozionale, no, non sono d'accordo. Su questo non sono d'accordo. Perché me l'ha detto un critico? Sì, purtroppo succede. Ah, devi andare a vedere la mostra. Quest'anno il Comune di Milano espone per Natale Raffaello. Tutti a vedere Raffaello. Ma ci capisci qualcosa di Raffaello? No, però. Però bisogna andarlo a vedere. No, non è gratis. Perlomeno per il tempo che uno ci mette di coda. Non è gratis. Quindi, allora come fa? Ecco, questo secondo me è una domanda importante. Ma come faccio a capire quando un'opera d'arte ha valore? È bello ciò che piace? Sì, è bello ciò che piace? La mia risposta è bello ciò che ci dicono che piace. Cioè, l'oggetto opera d'arte non è innocente. Non è assolutamente innocente. E è bello ciò che ci dicono che piace. Un filosofo contemporaneo molto famoso, che è anche una persona molto intelligente, ma è anche un po' un cialtrone perché va da Fazio a farsi pubblicità, che è Slavoj Žižek, ha detto una cosa secondo me notevole. Cioè ha detto: guardate che noi non guardiamo l'opera d'arte, noi guardiamo quello che il critico ci dice che dobbiamo guardare dell'opera d'arte. E questo mi sembra di convenire abbastanza con quello che diceva prima la collega. Cioè noi non abbiamo uno sguardo diretto sull'oggetto arte, perché lo sguardo sull'oggetto arte è complicato e, diciamo così, informato dall'a priori storico l'arte cos'è diventata. E quindi se non risolviamo il problema di che cos'è l'arte, mi dispiace Dario, ma bisogna risolverlo, noi non abbiamo neanche un criterio di orientamento, perché ma allora io che cosa faccio? Allora che cos'è che è davvero importante nel campo dell'arte oggi? Ultima domanda, poi adesso mi fermo un attimo. Ma siamo sicuri che l'arte sia così importante? Io non sono tanto sicuro. Personalmente penso che se sposto il mio sguardo dalle discipline classiche che si occupano dell'arte, la psicologia, la filosofia dell'arte, l'estetica, eccetera, e lo sposto un pochino al di fuori, per esempio lo sposto sull'antropologia, un grandissimo antropologo che era Bourdieu ha lavorato molto su questi temi qua. Se lo sposto un pochino, allora vedo che vedo questo, che l'arte è un sistema. Su questo non ci piove, si chiama sistema arte, mondo dell'arte, eccetera. Che su questo sistema intervengono forze di potere notevoli e che questo sistema non è più apicale, nemmeno per se stesso, cioè nemmeno nell'ideologia che noi in qualche maniera seguiamo. Allora che cosa è apicale? Ce ne sono 3 o 4. Sicuramente la moda. Sicuramente in questo momento la moda, dal punto di vista di quello che noi chiamiamo, tra virgolette, esperienza estetica, è più importante dell'arte. Ora cosa fa la moda? La moda prende l'arte, la mette sul palcoscenico dove sfilano le modelle e la fa vedere come una ciliegina sulla torta. Questo fa la moda con l'arte. Chi è che vince, la moda o l'arte? Ma la moda, naturalmente, anche in termini economici, cioè in termini di bilanci, di business. Allora, chi governa? La domanda, secondo me, che io mi farei, e che mi sto facendo da un po' di tempo, è: ma chi governa i sistemi del sentire? Nessuno, naturalmente, non c'è il Grande Fratello che governa i sistemi del sentire. Eppure i sistemi del sentire si governano in qualche maniera. Da che cosa sono governati? Cioè, in altre parole, il problema non è la verità o la falsità, no, il problema è chi governa il nostro desiderio e come viene articolato, governato, imbricato e come sono fatti i sistemi del desiderio, di cui l'arte è uno. Poi ce ne sono degli altri che forse sono anche più importanti, ma adesso mi fermo un momento.
L'ultima domanda. Grazie, sì, ottimi spunti, non so, vorrebbero poi settimane. Così a flash, ritornando nel campo specifico della psicologia, c'è un articolo di Mauro Mancia e Pierluigi Longhin dentro il libro Sentieri della mente, arte, letteratura e filosofia, che parlano tra loro, non so più esatto il sottotitolo, che dice che, tra l'altro è all'interno di un discorso sulla body art, su dice che comunque dal punto di vista psicologico, poi sono molto d'accordo su grandissima parte di quello che hai detto, ma dal punto di vista psicologico il punto forte di un artefatto è la sua capacità o meno di suscitare il lavoro del pensiero, cioè dove ti fa venire voglia anche solo di conoscere di più. Io ho delle immagini, ma adesso qui non metto le mani perché ci impiego troppo, ho fatto pasticcio con le cose. Cioè l'arte, e non solo l'arte contemporanea, perché sembra che l'arte classica sia facile perché sembra più figurativa, in realtà devi sapere un sacco di cose, ha bisogno di uno sforzo di conoscenza, ha bisogno di una mediazione culturale, altrimenti non riesci ad avvicinarti e la allontani. Mancia diceva che quando un artefatto suscita un desiderio di capire qualche cosa, di ampliare la conoscenza o di capire qualcosa di sé, di muovere, allora quello è un punto fermo in qualche modo, questo per la psicologia ovviamente. E questo, ritorno a dirlo, anche se io non amo parlare di arte e terapia, perché non c'è in quelle attività né dell'arte né della terapia, sono attività espressive, però è vero che le attività espressive sono potenzialmente in grado di far crescere, di muovere, di instillare pensieri, di far crescere le persone, di procurare piacere, perché si basano su quella, sembra banale, ma questa sì universale, esigenza di espressione. Io voglio lasciare il segno, dal bambino che lascia il segno tutto dove può, anche sui muri, fino a forme appunto artistiche. Una cosa che diceva Maxwell Anderson, che è stato per il direttore del Metropolitan Museum per tanti anni, un grandissimo esperto, ha collaborato anche con l'Italia, lui diceva che nell'arte comunque per definire arte ci vuole della maestria tecnica, e questo è un dato incontrovertibile, e quindi no, perché Cattelan non fa lui le cose, però le fa fare a qualcuno che ha maestria tecnica, anche Cattelan, però qualcuno le fa, hanno loro, cioè è la bottega lì, non lo so. No, infatti non va bene, allora va bene. L'altra cosa che mi è venuta in mente è un concetto di Winnicott, l'eterno splendido Winnicott, che diceva che quello che può diventare, può avere come esito un avvicinamento o come produttore o come fruitore al mondo dell'arte, senza definire, ovviamente l'ho detto all'inizio, che io non definisco che cos'è l'arte, la psicologia non lo fa, diciamo le attività espressive, è un'esperienza già dall'infanzia di stare nell'informe. Il concetto di informe è un concetto importantissimo, perché è un'esperienza in cui le possibilità non sono già
tutte date dal mondo adulto, non sei gettato nel mondo, in un mondo già tutto preordinato, ma tu puoi, Winnicott diceva proprio, puoi fare caos, puoi giocare. Freud, 1907, nel Poeta e la Fantasia, ha messo come cugini primi arte e gioco, e ha detto l'arte può essere per l'adulto ciò che il gioco è per il bambino. Una cosa curiosa, io ogni tanto ai miei studenti, all'inizio proprio dell'anno accademico, chiedo, ma secondo voi che cos'è? Attività espressive, arte, poi faccio tutte le distinzioni, eccetera, eccetera. Chiedo, una delle cose, delle parole in questo brainstorming che emergono con frequenza è libertà. Dice, perché libertà? C'entra col gioco. Fare gioco, anche nel linguaggio comune, vuol dire avere un po' di spazio tra te e questo mondo che ti viene dato, tra la chiave e la serratura, fa gioco, perché c'è un po' di spazio che può, in cui tu puoi muoverti e puoi appunto giocare e far gioco sulla realtà. Questo alcuni autori pensano che sia un'esperienza che è un precursore della sensibilità estetica o eventualmente artistica o della possibilità di diventare un artista, e quindi questo in senso evolutivo. Poi ci sono i neuroestetologi, e loro qualche aggancio un po' più sull'universale lo danno, senza negare la costruzione sociale e culturale del mondo dell'arte, di qualsiasi altro mondo, però sono arrivati a dire che gli artisti sono i migliori neurologi mai esistiti, senza saperlo, perché riescono a produrre degli oggetti che colpiscono la mente dell'osservatore poi esattamente su quelle su quei fattori scatenanti dell'interesse. Sì, mi torna in mente ancora. Torno su un po' sulla psicoanalisi. Beh, la psicoanalisi si è dedicata tantissimo. Non è vero che la psicoanalisi si è occupata solo della mente dell'artista, perché ci sono, a parte che ci sono sette diverse accezioni, sette diversi abbozzi di teoria su che cos'è la psicoanalisi dell'arte, nei lavori, vabbè, inizialmente di Freud, l'arte è paragonata a un sogno, a un contenuto latente, a un contenuto manifesto. È un sogno, ma è un sogno condiviso, è un sogno regalato in qualche modo al mondo, e quindi ha necessità di interpretazione. Questo è curioso, perché poi è ripreso poi anche da alcuni, ci sono dei punti di contatto forti con alcuni neurologi che studiano l'arte. L'altra, uno dei grandi temi che nella psicoanalisi ha accompagnato fino a Kubrick, perché Kubrick, il regista, ha studiato dei testi, ha studiato il testo di Freud sul perturbante, dove il perturbante è una domanda sull'identità, sostanzialmente chi è chi. Il perturbante è quella incertezza intellettuale, aveva definita Freud, su chi è quell'oggetto. Un esempio assolutamente classico e banale è i gemelli monozigoti, non sai chi è dei due. Freud l'aveva spiegato quando si era visto in una aveva visto la sua immagine riflessa in un vetro di un treno con cui stava tornando a Vienna, non so, e non si era riconosciuto, quello che ci succede quando passiamo accanto alle vetrine, no? Ti spaventi.
quello è un momento di perturbante. L'arte in qualche modo è un'esperienza sempre perturbante, perché pone in una forma differente, non canonica, non quella scientifica, per esempio, ammesso che quella scientifica sia univoca, anzi non lo è, ma pretende di esserlo, in una forma altra, un qualcosa che ti fa chiedere: questo che cos'è? Quindi una delle funzioni dell'arte potrebbe, può essere la sollecitazione di una domanda di senso: che cos'è? E quindi è una domanda, non è mai una risposta. Ed è una domanda plurima, perché se è vero, come credo, che ci siano tanti livelli, non solo quello del bambino che deve sviluppare una concezione più articolata e più interpretativa del mondo in generale, ma anche nelle epoche, sono d'accordo, l'arte di per sé non sappiamo che cos'è, è sempre un gioco di sponda, la guardiamo sempre in tralice, in qualche modo sempre in disbieco, perché le definizioni sono a partire da questo vertice di tempo e di spazio e di cultura. Però, ripeto, forse i punti fermi che dal nostro campo della psicologia possiamo dire, c'è appunto l'induzione di un pensiero interpretativo, un pensiero che si apre in qualche modo, un pensiero curioso che accetta l'indefinitezza e che si chiede che cos'è, e quindi mette in moto qualche cosa. E ripeto, Mancio lo diceva, tra l'altro, uno non può dire, non mi ricordo se lo diceva proprio a proposito dei quadri di Bacon, di Francis Bacon, non puoi dire che sono belli perché sono angosciosissimi, ma se ti mettono in una condizione di smuoverti, di pensare, di riflettere, allora hanno un valore che è uno shock, sì, in qualche modo. La psicologia poi sul tema della bellezza anche lì alza le mani, pur incuriosendosi, perché una concezione invece molto definita, che vorrebbe essere definitiva, è quella un po' dell'estetica sperimentale, che diceva la bellezza comunque è una bellezza di armonia, insomma, che è quella legata per esempio alla quella che ho citato prima, la golden section, la sezione aurea, e a tutti i perché è una faccenda di riconoscimento. La sezione aurea e tutti tutte le manifestazioni anche della natura, dal cavolo romano al Nautilus, sono tutte, i frattali, sono tutte studiabili e misurabili in qualche modo. E lì c'è anche un discorso, in qualche modo a me sembra un po' post-hoc, ma un discorso di agganciare questa, che sembrerebbe una preferenza. Fechner l'aveva studiata su migliaia di quadri che sottoponeva a dei soggetti, ed emergeva appunto che le immagini che contenevano la sezione aurea erano quelli preferiti. Va bene, l'aggancio, ripeto, è con, evoluzionisticamente parlando, col fatto che il nostro campo visivo sarebbe un rettangolo. Noi non siamo come le mosche, che vedono anche indietro, cioè, probabilmente se fossimo delle mosche non avremmo la preferenza per le immagini con sezione aurea, ma è un rettangolo i cui lati, il nostro campo visivo, per cui da lì ci sarebbe questo riconoscimento tacito, preconscio, preverbale, l'altro aggancio della psicologia è quello della neuroestetica, che in qualche modo ritrova o ricerca, diciamo, la cifra
estetica nella massimizzazione della risonanza neuronale. Qui sarebbe un discorso sui neuroni specchio. Neuroni specchio, gruppo di Parma, Rizzolatti, Fadiga, Gallese, Fogassi, che hanno studiato nei primati questi gruppi di neuroni, inizialmente prevalenza nelle aree motorie, che si attivano, poi adesso li studiano anche nell'uomo, che si attivano sul movimento, quando vedono un movimento, quando fanno un movimento, anche quando lo vedono. È il motivo per cui quando noi guardiamo seduti tranquilli sul nostro divano una 100 metri o una discesa con gli sci, può darsi che alla fine ci troviamo coi muscoli come se un pochettino avessimo sciato o corso anche noi, oppure quando andiamo al cinema e c'è una scena molto gradevole ci troviamo a sorridere anche se sappiamo che non siamo lì con il principe azzurro o la principessa eccetera, oppure piangiamo un po' alle scene, perché attraverso il sistema dei neuroni specchio l'empatia, il riconoscimento dello stato mentale degli altri avverrebbe a un livello non cognitivo, non consapevole, ma un po' come se fosse una rete sotto la consapevolezza pre-verbale, pre-conscia, che ci unisce agli altri esseri viventi sostanzialmente. Nell'arte che cosa accade? Nell'arte, anche nell'arte, nei quadri, anche proprio perché nel teatro voi dite va bene, l'hai già detto, e in effetti è così, c'è una risonanza, la chiamano simulazione incarnata, perché è il corpo che reagisce. Ma anche nelle immagini bidimensionali, perché l'ipotesi è quella comunque della induzione di un movimento che non è un movimento reale perché viene frenato, ma questi neuroni si attivano come se io vedessi avevo le immagini, non so se le trovo, va bene, e non so dove sono perché non sono arrivate. Sì, allora qualunque immagine, come si chiama, Giuditta Euloferne, piuttosto che i prigioni che sono dentro, io è come se sentissi, è come se entrassi, la chiamano proprio una risonanza, una embodied simulation, una simulazione incarnata. Questo è provato, nel senso che l'attivazione di questi neuroni consente cioè si vede con le tecniche di risonanza magnetica funzionale. Questo da una parte conferma quello che già è nella parola estetica, cioè c'entra coi sensi, non c'entra solo con il sistema visivo, c'entra con tutti i sensi. Noi abbiamo fatto delle ricerche in cui, guardando delle immagini di paesaggi in cui c'era o non c'era un'indicazione di passaggio, tipo un sentiero, oppure non c'era, si attivavano di più questi neuroni specchio, che sono dei neuroni soprattutto nell'area motoria, quindi sono quelli dell'azione, li hanno studiati perché stavano studiando come i primati afferrano i bicchieri piuttosto che mangiano le noccioline.
quando si vede il sentiero, perché io entro, cioè è come se il mio corpo innanzitutto si muovesse, poi dopo è ovvio che non mi butto contro il quadro a meno di finire a far scattare tutti gli allarmi e finire in prigione, ma il mio corpo reagisce in quel modo. Quindi più un artista è capace di sollecitare, di stimolare queste reazioni, più forse ha possibilità di rimanere nel tempo, perché mi aggancia, perché fa funzionare la simulazione incarnata. Poi dopo apriamo anche un po' di discussione, credo che ci siano, immagino, delle... Infatti adesso volevo subito passare la parola a Fulvio Carmagnola, però chiedendo a lui, anche alla luce di quello che si dice adesso Gabriella Gilli, nell'esperienza artistica, estetica, c'è intenzionalità e c'è progetto nel costruire per esempio dei passaggi o delle istruzioni che stimolano? Mi viene in mente, una settimana fa ho passato una giornata con un gruppo di amici, con un critico cinematografico, Bruno Fornara, che è un grande maestro anche, non solo un critico, ma anche uno che spiega, una giornata su Clint Eastwood, che è un amore mio, di Fulvio, eccetera. Questo è tuo, sì. E per mezz'ora ci ha decostruito, smontato e ricostruito la prima scena di Mystic River, uno dei film più terribili, dove, riportando il cinema di Eastwood al modello classico, e qui questo può valere anche per il discorso sull'arte, no? Fidia, Pia della Francesca, eccetera, quindi dire dell'armonia e della... E come l'effetto straniante e angosciante che produce quei primi 10 minuti del film, in cui c'è tutto, già la storia, come ogni... Tu, c'è la scena che credo che qualcuno ricorderà, quando il ragazzino viene, Dave, viene preso da questi falsi poliziotti, lì c'è un montaggio che in 20, 30 secondi ci sono 17 inquadrature e c'è proprio una geometrica successione di immagini che crea quell'effetto. Allora, questo è Bruno Fornara ha a lungo sottolineato che Eastwood era l'ultimo dei classici, paragonandolo a Ford, eccetera. Mentre invece nel cinema non più classico, o potremmo dire anche nell'arte contemporanea, ecco, la domanda è, a che fare quello che noi intendiamo banalmente da esperienza quotidiana, come l'esperienza artistica, il fatto che ci sia o non ci sia questa struttura, professor Gilli appunto ricordava la sezione aurea, che l'artista è quello che costruisce l'opera avendo in mente questa sorta di metro, squadra, goniometro, oppure c'è una capacità di costruire, di pensare già in una modalità che risponda all'esperienza, e i contemporanei l'hanno dimenticata, hanno ritenuto che non fosse più significativa ritenere, perché nel cinema appunto quando si dice che è un classico si intende che accetta di andare, di muoversi su un terreno che non è più quello consueto, sai già di essere antico nel momento in cui stai producendo contemporaneamente, però l'esperienza che poi il fruitore ha, poi non può dire che è bella, no, o dirà che è bellissimo quel film lì, anche se l'ha fatto soffrire, l'ha fatto torcere, ribudere. Ecco, allora, esperienza, mente dell'artista ed esperienza del fruitore sono legati a un progetto che ha l'artista, o perché sa come funzioniamo noi, e lui stesso, lei stessa, in quanto essere umano, sa che funziona, ha una capacità in qualche modo appunto embodied, anche incorporata, o è una progettazione tecnica, per usare il termine che hai introdotto tu prima?
Ma qui stiamo allargando il campo in un modo che potremmo finire domani, potremmo finire fra un mese, potremmo non finire mai, però. Questo perché i problemi sono belli perché rimangono problemi, non perché vengono risolti. Sono i manager che vogliono sbarazzarsi del problema, il filosofo no, si tiene il suo bel problema lì davanti tutta la vita, per secoli. Qualcuno ha risolto mai il problema del soggetto? In filosofia no, è lì, continua a essere lì, e il bello è quello. Detto questo, io sono d'accordo con quello che diceva prima la collega su Mauro Mancia, sono talmente tanto d'accordo. Tu dicevi, citando Mauro Mancia, quando un artefatto suscita un desiderio di capire, benissimo, sono d'accordo. La mia domanda è: solo gli artefatti artistici suscitano il desiderio di capire? Perché stiamo parlando di quello, cioè se esiste un criterio per delimitare l'artefatto artistico. Certo che sì, che un artefatto. A me ne vengono in mente subito una quantità enorme. La teoria della relatività generale per me è un artefatto che suscita un desiderio pazzesco di capire, infatti io non l'ho mai capita. È un problema, appunto, come dicevano i greci. Il tulipano selvatico è un esempio di Kant. È bellissimo, ma perché? Domandatelo. Suscita il desiderio di capire. La prima frase della critica della ragion pura, che non è di Kant, ma è di Francesco Baccone da Verulamio, e dice «De nobis ipsis silebus, de re autemque agitur petibus». È fantastico. Suscita un desiderio di capire incredibile. Voglio dire, c'è una quantità di cose che suscitano il desiderio di capire che non... che allargano il territorio e che quindi non possono essere identificati di per sé con l'arte. L'arte lo fa? Ecco, la mia risposta è sì, certe volte sì, certe volte no. E questo questa è la mia risposta, posso sbagliare. E qui vado alla domanda che dicevi tu. L'esperienza estetica è progettabile? Certo che sì, ma dipende. Van Gogh progettava quando... Andate a vedere il Van Gogh di Willem Dafoe, che non è un gran film, ma lui è veramente molto molto bravo. Van Gogh, quando andava nei campi, progettava. Ma che cosa progettava? Cattelan, quando fa una scultura, progetta. Altro che. Cioè, ci sono i due estremi, capite? Quando Pollock si mette sulla superficie in posizione ortogonale con dei barili di vernice e li butta sulla superficie, che cosa sta progettando? Ma invece Andy Warhol, quando progetta la Factory, sta progettando. Eppure entrambi appartengono al territorio dell'arte, capite? Allora io non ho più un criterio sicuro per definire il territorio dell'arte. Il criterio che dicevi tu è eccellente, ma non definisce per me il territorio dell'arte. Definisce per me il territorio delle cosiddette pratiche creative. Creativa è una parola che odio, ma... definisce il territorio di quelle pratiche che fanno pensare e che quindi sono le benvenute, tra cui c'è anche l'arte. Sempre? No, non sempre. Questo mi porta a un ricordo. Vujadin Boskov, che è stato un grande allenatore di calcio, esatto, partita, gol è quando arbitro dice che, questa è una grandissima verità. Allora, quando è che è arte? Quando qualcuno lo dice. Cioè quando viene delimitato culturalmente un territorio. Questo vuol dire che io, per capire che cosa, devo eliminare tutta una serie di pregiudizi di tipo valoriale. La bellezza, l'apicalità, no. Devo, come dire, laicizzare il territorio dell'arte. Perché, e questo è dopodiché ci sono dei valori all'interno, ma certo che sì, ma non sono dei valori dettati da una scala universale, sono dei valori di tipo situazionale. Questo mi porta a un'altra definizione, che è quella che a me piace di più, e alla fine sono finito di parlare che cos'è l'arte, scusatemi, ma è un mio trip. Un grande filosofo contemporaneo, che è Gilles Deleuze, ha detto questa cosa qua, su cui io sono d'accordo, ma mica tanto. All'arte è ciò che resiste. A che cosa resiste? Resiste al potere, per esempio. Ma come resiste? Resiste per mezzo della forma, per esempio.
esiste per mezzo della posizione di enunciazione dell'artista rispetto al suo contesto, cioè arte è, questo è un criterio che io considero interessante, forse non universalmente valido, ma interessante. Quando la posizione dell'oggetto dell'opera non solo fa quella cosa che dicevi tu, e io su questo sono d'accordo, ma stabilisce un significativo differenziale rispetto ai luoghi comuni. Allora, i primi cavalli di Cattelan erano interessanti da questo punto di vista, ma quando Cattelan fa il dito medio nella piazza della Borsa, la sua capacità di rottura è già finita, lui è già entrato nella società dello spettacolo. Le prime opere di Jeff Koons erano interessanti, lo squalo da 15 milioni di dollari dell'altro americano di cui adesso non mi dico, è già maniera, capite? Allora cosa vuol dire? Che è arte ciò che resiste, mi basta? No, non mi basta, devo metterci una limitazione, devo dire questo, secondo me, a due condizioni. Uno, è arte quando coinvolge l'aesthesis, e qui hai ragione, e quindi l'arte e la scienza, cioè, possono essere suddivisi, no? Cioè il criterio dell'impatto con la conoscenza, col senso, non è sufficiente perché è troppo largo. Allora il primo criterio è arte quando coinvolge l'aesthesis, cioè quando una poiesis, modo di fare, impronta una hyle, una materia. Primo criterio. Secondo criterio, è arte se e quando resiste. La fontana di Duchamp è quella che ha fondato l'arte contemporanea. Non ci sarebbe Cattelan se non c'era Duchamp. Ha smesso di resistere, sì, a un certo punto sì, ma perché? Ma perché la vedi dappertutto, perché la trovi in pubblicità. E Miró, quando è che ha smesso di resistere? Quando è andato a finire sul carosello. E Andy Warhol, quando è che ha smesso di resistere? Allo stesso modo. Quindi un secondo criterio che io trovo interessante, forse non è sufficiente, forse non è esaustivo, è, quindi il primo criterio è una discontinuità rispetto a un ordine costituito, che può essere di tipo formale, una discontinuità formale. Quando Picasso dipinge la Demoiselle d'Avignon, dipinge delle prostitute in un bordello. Ora, le prostitute in un bordello le avevano dipinte tutti, gli impressionisti prima di lui e tutti quanti, no? E lui che cosa fa? Dipinge delle facce che sono contemporaneamente su 3-4 lati. Questa è, come si chiama quella cosa lì all'interno di una disciplina? Si chiama rottura innovativa. È uno dei criteri. Sì, ma il secondo criterio è di ordine temporale. Cioè l'arte non è un universale assoluto, smette di resistere a un certo punto, l'avanguardia a un certo punto si istituzionalizza, è un processo sociale, per questo non ci basta la filosofia dell'arte, non ci basta neanche la psicologia, ci vuole l'antropologia. Cioè, quando è che un artefatto del cosiddetto mondo senza scrittura è diventato arte? Andate al Museo dell'Homme a Parigi, lo vicino a Trocadéro. Perché per noi è arte e per loro no? Cos'è successo? Qual è stato il transito di tipo culturale, simbolico, oltre che fisico, per cui si colleziona quell'oggetto lì come se fosse un oggetto d'arte? Ma arriva lì uno del posto e dice, ma come? Avete una cosa che io adoperavo per pregare, e come mai per voi è un oggetto d'arte? Capite? Ecco questo. Quindi, tutte le situazioni... l'ultima cosa, bellezza oggettiva e armonia. Sì, d'accordo, bel criterio questo. L'aveva già annunciato Tommaso d'Aquino nel Medioevo, e non è valido solo per l'arte ma per un sacco di altre cose. È oggettivo, sì, è probabile che abbiano ragione i neuropsicologi quando parlano di quella cosa lì, sì, ma è un criterio sufficiente per decidere? Per me no. Due cose, l'ultima cosa, anzi una sola, quindi per me è arte quando resiste attraverso l'essere. Questa è la mia definizione. Qualche anno fa, poi finisco, sono stato a una conferenza di Germano Celant al PAC, Padiglione di Arte Contemporanea, quello che c'è a Porta Venezia. Germano Celant è il più importante critico d'arte italiano di risonanza internazionale. Non è il più bravo, ma è il più importante. E il titolo di questa conferenza mi ha dato molto da pensare. Da questo punto di vista convengo con quello che dicevi tu. E il titolo di questa conferenza era Arte senza scampo. E io credo che sia molto giusto questo.
non ti dice che cos'è l'arte, ma ti dice che cosa fa e che cosa può fare o non può fare. Per me arte senza scampo vuol dire due cose. Uno, l'arte non dà scampo. Guardate che questa è una cosa grossa, perché i romantici pensavano che l'arte ti immettesse in un territorio immune. Non è così. L'arte contemporanea non è così. E in un altro senso, l'arte non ha scampo lei, perché è strutturalmente compromessa col sistema mediatico. Non c'è più arte al di fuori del sistema mediatico. Allora dov'è che trovo gli episodi di resistenza? Nelle periferie li trovo. E avevo portato un'opera che aveva già visto Dario, ma che non c'è tempo di fare vedere, è un'opera di un artista australiano che si chiama Dennis Del Favero, è un'opera dell'89 che si chiama Motel Villina Vlas. Ve la racconto in un minuto. È un esempio di resistenza, secondo me, tuttora funzionante. È una serie di 12 pannelli, grandi più o meno 70%, virati tutti in blu profondo. Il blu è il colore, no? Il blu è il colore della tristezza, no? Come sapete, blues, I'll blues, I got a blues, sono stato abbandonato dalla mia donna, sono triste, canto, eccetera. Blu profondo. Dentro questi pannelli ci sono dei frammenti di corpo non identificabili, ma abbastanza per farti provare qualche cosa di molto molto forte. E i pannelli sotto hanno 12 frasi, e queste 12 frasi riportano la testimonianza di un soldato serbo che faceva parte di un gruppo di soldati che avevano consumato uno stupro di gruppo sulle donne bosniache. Ognuno dei pannelli riporta una frase di questo soldato. Beh, quello è un esempio di arte che resiste. E per me funziona. È bella. Beh, no, come faccio a dire che qualcosa lì è bella? Però va bene. Va bene. Quello dovrebbe fare l'arte, secondo me. Anche. Due ospiti che possono quindi affrettare gli ultimi minuti. C'è qualcuno che voglia? Però ti avvicini, per favore. Io sono brevità. Sì. Volevo chiedere al professore, con una piccola premessa, cioè di cercare di distinguere tra arte e mercato nell'analisi e nella risposta a questa domanda. Se l'arte prima di un certo periodo, e quindi diciamo nel Rinascimento, era artigianato e quindi cercava solo di essere un mestiere come gli altri mestieri di Leonardo, piuttosto che, perché nella scuola di Firenze piuttosto che a Roma comunque gli artisti non cercavano una modalità, non cercavano un'uniformità. Se noi li andiamo a vedere, avevano ognuno dei caratteri molto 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 personali e particolari. Quindi la domanda è: se era un mestiere, avrebbe teso a un'uniformità, avrebbe teso a una realizzazione il più conforme possibile. In realtà non c'era conformità in quel periodo. Direi qualche altra domanda e poi diamo spazio. Ma la domanda è perché dobbiamo definire e trovare un qualcosa che sia incontrovertibile di un primato, di un oggetto artistico o di una funzione artistica, quando sappiamo bene che è incontrovertibile e vuol dire fare un lavoro filosofico e trovare il meglio è comunque un lavoro che può essere solo ridotto ad attività scientifiche, quando siamo chiaramente nell'opposto se parliamo di arte. Allora mi domando se l'arte ora della fine
da un punto di vista psicanalitico non ha a che vedere col corpo della donna e col corpo della madre. Fornari diceva il bambino cerca il seno e l'uomo cerca, e questo determinerebbe tutta la struttura anche linguistica del linguaggio, che è strutturato tra soggetto, predicato e oggetto. Dall'altro punto di vista mi domando, i concorsi di bellezza che fanno in continuazione e che arrivano a definire una forma estetica di quella donna che vince il concorso, ma chi lo decide? L'oggetto corpo in sé della donna o il mercato, oppure tutti quelli che valutano quel tipo lì di bellezza? Sappiamo poi che sulla donna hanno fatto anche la guerra di Troia, no? Come diceva Omero. Allora, che senso ha definire se questa è una cosa estetica o no? E io mi ricordo una piccola esperienza che ho fatto con un autore, con un oscuro artista della Trentino o Veneto, a un concorso organizzato dai comuni di una valle lì di quelle del legno, dove facevano il concorso, davano un pezzo di legno a una serie di artisti e gli chiedevano di fare un'opera d'arte, un oggetto artistico. E lui aveva fatto, praticamente aveva preso un pezzo di tronco, l'aveva tagliato come facevano una volta i legnaioli per fare quelle che chiamavano schine, i pezzi di legno che andavano nelle stufe, e mi diceva, perché io gli chiedevo, ma cosa c'è di artistico in questa roba qui? E questo mi spiegava, ma tu non vedi come queste parti si relazionano tra loro, si chiamano, si cercano? Mi veniva da ridere, però io non dovrei dire niente. Il troncio di Ugo Tognazzi, che era una della televisione degli anni 50, che da un troncio era uno stuzzicadente, era fantastico. Da quando la verità? Buonasera. Io, da figlia di artista che ha più di un talento, un po' frustrata del fatto di non avere nessuno dei talenti di mio padre, ripongo la domanda: come funziona la mente di un artista? Come quella di qualsiasi comune mortale? Oppure c'è una qualche peculiarità? Grazie. Ci serve anche la NA, che aiuta a dare le giuste risposte. Anch'io volevo dire la stessa cosa, perché io sono un artista, non sono una psicologa, e quindi ho questo dilemma. Mi sono stata incuriosita perché ho visto un post su Facebook e sono venuta qui per capire qual è la mia mente di artista e la vostra da psicologi, perché non mi sto identificando in quello che dite. Il professore pochi minuti fa spiegava che l'arte è ciò che resiste. Mi è venuta in mente una riflessione: l'arte in molti casi è effimera, e quindi volevo avere un parere dal professore in casi come ad esempio le installazioni, ad esempio di Cristo che impacchetta gli edifici, una performance in strada, un'opera teatrale che per definizione ogni sera, quando gli attori recitano, ogni sera è diversa dall'altra. Quindi volevo capire in che modo l'effimero si può collegare col discorso del professore. Una volta una grecista mi ha detto che le opere famose, le tragedie, venivano date una volta sola. Se ne sono perse il 99%, ma ogni opera era data una volta sola. Il testo è una rielaborazione successiva. Chi è che va chiesto? Io sono affascinata dalla persona che disegna qui vicino a noi, perché mi chiedevo come fa a ascoltare, disegnare, estrarre dei punti così interessanti e significativi e fare questo tutto insieme. Ecco. Un ultimo intervento. Si scusa.
Buonasera. Sull'opera che fa Erika Samsa, poi dopo alla fine chi voglia far vedere, lei ce l'ha. Prego. Allora, siccome io scrivo e tengo anche corsi di scrittura creativa, cosa che non è stato qui in maniera particolare, la scrittura non è stata trattata, però ero venuto anch'io, come diceva la signora, con da una parte una certa preoccupazione, dall'altra parte una certa domanda, vediamo un po' se riescono a trovare una risposta appunto a che cosa, come funziona la nostra mente. Parlo come, da un certo punto di vista, come artista. Secondo me non ci siete manco arrivati lontanamente vicini. E questo, come si chiama, lo mettiamo agli atti e basta. Per quanto riguarda invece, come si chiama, un brevissimo accenno alla storia dei gemelli monozigoti. Siccome sono papà di gemelle monozigote, una volta a una delle mie figlie, la maestra dell'asilo, della scuola materna, chiese: Alice, ma tu la mattina quando ti alzi come fai a sapere che sei Alice? E poi lei ci ha riportato questa cosa alla maestra e ha detto: quando ho sentito la risposta avrei voluto sprofondare. Alice l'ha guardata come dire: ma sei proprio scema, vado in bagno, mi guardo allo specchio e vedo che sono Alice. La bellezza, torniamo sulla bellezza perché qualcuno ha parlato della bellezza. Per le prospettive evoluzionistico e indizio di salute, la simmetria e la bellezza sono segnale implicito di salute e quindi è una persona con cui posso fare dei figli, per esempio. E questa è una delle accezioni di bellezza, specificamente sul corpo umano. Poi c'è tutto il discorso della psicoanalisi di Meltzer sul conflitto estetico, cioè la domanda del bambino che si chiede dov'è la bellezza della madre, se quello che è il corpo della madre corrisponde, l'interno misterioso corrisponde a una bellezza immaginata o a poi una serie di comportamenti che sono anche frustranti, e quindi è la domanda eterna su che cos'è la bellezza, come se nascesse da lì. E quindi in qualche modo c'entra con il dire che la bellezza, se escludiamo, e tendenzialmente escludiamo, che sia una formula matematica, punto, ma è qualche cosa che ci fa pensare, che ci porta avanti nel pensiero, che ci interroga in qualche modo. C'è un libro di Marco Costa sulla bellezza, ma è di tipo evoluzionistico, per cui la bellezza è una serie di rapporti sostanzialmente di tipo matematico. La mente dell'artista, brevissimamente, come si fa a dire? Certo, togliamo subito il discorso psicopatologico, via, non ci interessa, perché è un po' una banalità, anche perché la psicopatologia non consente di essere produttivi il più delle volte, quindi non ci sta, perché ti perdi. Psicologia della personalità ha studiato la mente dell'artista e ha visto che, per esempio, su, gli psicologi mi capiranno, gli altri dico brevissimamente cosa sono, un test famosissimo, una specie di carro armato che viene usato continuamente, i Big Five, che sono i cinque grandi tratti della personalità, che sono quelli che sarebbero i modi di aggancio che abbiamo con le altre persone e col mondo: estroversione, apertura all'esperienza, nevroticismo, eccetera. Gli artisti sono più alti in genere, in media, ottengono punteggi più alti sull'apertura all'esperienza, cioè sono più curiosi, cioè non si spaventano di quello che non
che non sanno, che non conoscono, che non c'è ancora, lo vanno a cercare, sono dei curiosi. Poi ci sono delle persone che hanno punteggi alti nell'apertura all'esperienza che non sono artisti, però gli artisti tendenzialmente hanno punteggi alti sull'apertura dell'esperienza e tendenzialmente, tendenzialmente hanno punteggi un po' più bassi su un altro dei cinque big five, dei cinque grandi fattori, che è la coscienziosità, che è più bassi, un po' più bassini sulla coscienziosità gli artisti. Hanno una capacità in termini più clinici di far di mettere in connessione, se lo vogliamo chiamare conscio, preconscio, inconscio, per cui entrano più ed escono più facilmente dal, hanno difese più permeabili, probabilmente, che probabilmente c'entra con l'apertura all'esperienza e con la bassa coscienziosità, se vogliamo, anche se sono orizzonti teorici e metodologici diversi. Freud si è chiesto, ma da dove, sempre nel 1907, in questo breve saggio interessante che è un po' il manifesto della psicoanalisi dell'arte e che poi è stato ripreso, si è chiesto ma da dove trae la sua arte il poeta, che vuol dire artista, e si è detto l'artista parte da un ricordo, da un suo ricordo che è un desiderio, e intorno a questo desiderio, anziché accantonarlo, si sforza e costruisce una modalità di espressione formale, e qui c'entra la maestria tecnica che dicevamo, cioè lo mette in una forma che fa sì che non sia più un suo ricordo soggettivo. Mario Lavaggetto parlava, il critico Mario Lavaggetto parlava di inconscio dissimulato nell'opera d'arte, perché è là che pesca nelle sue vicissitudini l'artista. Però poi dopo non è che resta un suo pensiero o resta quello che racconti in seduta. Diventa ammantato di una forma, tra le mille forme possibili, una forma originale. Perché, qui riprendo una cosa ancora che avevi detto, non so più a che punto, l'arte è ciò che resiste. Sì. Maxwell Anderson diceva che l'arte deve essere generata da un'idea originale che rompe i canoni, quindi che rompe questo, che deve instaurare una relazione immediata e sensoriale con l'osservatore, quindi riprendiamo, non deve essere ridondante, ma indurre connessioni, deve indurre pensiero complesso, deve farti chiedere, è una specie di riassunto un po' di forse di alcune delle cose che abbiamo detto, deve farti chiedere che cos'è, deve incuriosirti, perché altrimenti lo sai già che cos'è questo e non è misterioso, mentre l'arte sì, deve avere, deve offrire un effetto di armonia compositiva che comprenda però anche tensione e dissonanza, non è l'armonia plain, è anche dissonante, ma questa dissonanza devi poterla percepire e non deve essere totalmente, è una questione di questo anche Ramachandran, cioè, e poi appunto rivela la maestria tecnica. Un'altra cosa che mi è venuta in mente proprio così, un piccolo punto, un piccolo aggancio per spiegare un pochettino che cosa, non la mente dell'artista, ma un effetto di quella che, per circoscrivere un pochino quello che può essere un artefatto d'arte rispetto ad altri artefatti, è quello che il neurologo Ramachandran indiano dice: l'arte è quella che riesce a farti, ti suscita nel cervello una ecco, lui lo diceva proprio, un ecco di soddisfazione, perché hai risolto, perché hai capito qualcosa, perché hai risolto quella specie di puzzle, perché hai trovato qualcosa che ti piace. Ed è questo stato provato come attivazione
specifica del sistema limbico, che è responsabile delle sensazioni di piacere. Cioè, la neuroestetica sta un po' provando alcune di queste cose, poi non riesce a spiegare che cos'è l'arte. Ti dice se aumenta questa attività del sistema limbico, che sono strutture molto cerebrali, circuiti neuronali nella parte più profonda e antica del cervello, se si attivano molto, tu dici sì, mi piace, questa mi piace. Poi dopo puoi dire arte, puoi dire design, puoi dire moda, forse. Io qui puoi dire scienza. C'è un sì, arte e scienza, però non è la stessa roba. Sì, la base è quella. Sì, no, ma questo ci credo. Nell'arte tu devi avere un aspetto di... Devi poter risuonare in qualche modo, quindi riconoscerti in qualche cosa di innovativo che non c'era prima. Nella scienza no, perché non puoi cambiare una formula matematica fino a quando una comunità scientifica non la cambia perché ne trova una migliore. Non puoi, devi comprenderla, e lì forse c'è piacere, ma non c'è il piacere nel riconoscimento o nella produzione di qualche cosa che prima non c'era, che forse è l'effetto shock, che è l'innovazione, è quello che non c'era, è un'altra visione del mondo. Io ti faccio vedere un pezzo di mondo come tu non l'avevi ancora visto, e tu, fruitore, puoi dire ah, però, ma guarda, è simile a come avevo pensato io. Poi se sei invidioso dici avrei potuto farlo meglio io, ma quella è invidia, è un altro paio di maniche. Immaginazione, intuizione. Sì, come no, le ho segnate tutte. Che bello, ricominciamo, dai, andiamo avanti all'infinito. Allora, io di alcune risposte sono in grado di darle, altre no, altre non le voglio dare perché non ho capito le domande. Dunque, prima risposta, arte è diverso da mercato, perché? Da quando esiste l'arte moderna esiste il mercato dell'arte, quindi non è un criterio qualificante, perché sia arte non ci deve essere mercato. Per inciso, quando nasce l'arte moderna? Un termine storico attendibile? Un termine storico attendibile è il 600 olandese e non il Rinascimento italiano. Qual è la differenza? Che i committenti del Rinascimento italiano erano principi, i committenti degli artisti olandesi erano borghesi. Questa è la nascita storica dell'arte moderna. Cioè, quando è che nasce l'arte moderna? Quando nasce il mercato dell'arte. Quindi il discorso o è arte o è mercato, secondo me, non regge. Prima questione. Il pezzo di legno, questa è bella. Allora, facciamo un esperimento mentale. Allora, uno prende un pezzo di legno in una fiera di paese, lo intaglia e dice guarda che bello, un'opera d'arte. Che cosa manca perché sia un'opera d'arte? Quello che diceva Bosco, è arte quando arbitro dice che è arte. Cioè, ammettiamo con un esperimento mentale che chi ha preso il pezzo di legno si chiami Cattelan, non è il suo stile, ma non fa niente, ma nel potro... Mettiamo che si chiami Mario Merz, no? Che è già più attendibile. Mario Merz, gli glu, i pezzetti di... Allora, mettiamo che Mario Merz prende questo pezzetto di legno, lo porta nelle nell'ex centrale termica della Lancia a Torino, dove c'è giusto appunto il museo Mario Merz, e lo espone. È un'opera d'arte? Sì. Vi è chiara la differenza? Ecco. Terza questione. Come funziona la mente? Scusate, ma adesso io non vorrei contraddire il pubblico, però se siete venuti qui perché voi siete degli artisti e chiedete a noi di dirvi come funzionate voi, ma c'è qualcosa che non funziona. Cioè, come funziona la vostra mente? Per carità, ma io scusate, mi pareva di averlo... Ma... È intenzionale. Allora, io credevo di averlo detto all'inizio, però lo dico adesso. Io non sono in grado di dire come funziona la mente dell'artista. Di più, a me non interessa. A me interessa il fenomeno arte come fenomeno culturale, così come mi interessano tutti i fenomeni culturali da un punto di vista antropologico e dal punto di vista estetico. Quindi sono interessato a dare un minimo di criteri per capire quando è arte e quando non lo è. E ho cercato di darli. Quindi
volete sapere come funziona la vostra mente, ma chiedetelo a uno psichiatra, chiedetelo a un neurologo, non chiedetelo a noi, a me di sicuro no. Ma c'è un'altra cosa, io adesso mi voglio esporre, no? Voglio dire una cosa che forse non era chiara, e la dico adesso, la dico nel modo più chiaro possibile, a rischio di polemica. Una volta che io ho capito, ammettiamo che riesca a capirlo, io vuol dire uno qualunque di noi, come funziona la mente dell'artista, io ancora non ho capito niente dell'arte. E l'illusione che per capire l'arte bisogna capire la mente dell'artista, scusate, per me è una cazzata. E qui mi sono esposto e ho detto anche una parolaccia, perdonatemi. Cioè, non c'è transito da come funziona la mente dell'artista a come funziona l'arte, perché come funziona l'arte implica una serie di variabili che non sono comprese nell'oggetto mente dell'artista. Non so se mi sono spiegato. Su questo io mi dispiace, ma sono abbastanza reciso. Ciò che resta è l'effimero. Forse ancora una volta bisogna chiarire. Allora, il pezzo che ha fatto Christo all'Isola è bellissimo, secondo me. È molto interessante. È effimero, sì, ma cosa c'entra? Ciò che resta non è che resta perché resta materialmente. Ciò che resiste, non è che resiste, può resistere per un istante. Qualcuno ha detto, ed è molto vero, l'immagine brucia in un istante. Brucia in un istante. E in quell'istante è eterna. Resiste. Allora la capacità di resistenza di un oggetto artistico, estetico, non si misura sulla durata nel tempo. Non si misura su quello. Quindi può essere effimero perché è stata pensata come l'happening. Nel teatro per eccellenza è una cosa che avviene una volta sola tutte le volte, e questo non significa che non debba resistere, mi sembra. L'azione e la coscienza dell'azione, direi così, per quanto ne so io e ne so poco, alcuni artisti hanno una perfetta progettazione del loro agire, e quindi quella tipologia di cui parlavi tu prima secondo me un pochino traballa. E faccio un esempio che secondo me è notevole, ed è Paul Klee. I ragazzi quando vengono a fare l'esame dicono Paul Klee, ma mi vengono gli sgarvigi, come si chiama? Walter Benjamin. Ah! Paul Klee era svizzero, parlava tedesco. Allora Paul Klee era un esempio di un grande artista che tra l'altro aveva una metafisica dell'arte estremamente arcaica, di tipo junghiano vagamente, e nello stesso tempo era un grandissimo artista dell'avanguardia. Ma cos'è l'aspetto sorprendente che in qualche maniera collide con quella tipologia di cui parlavi tu? Che Paul Klee era anche un eccellente insegnante, e se voi leggete la teoria della forma e della figurazione di Klee, che è stata pubblicata anche in Italia, trovate una serie di attentissime spiegazioni su come fare per tracciare la linea, su come fare per tracciare il cerchio, su che cosa. Quindi non è detto che quei parametri lì possano dirci di tutto. Freud e l'arte, per carità, sorvoliamo. Cioè, se c'è una cosa che salva Freud è che Freud non voleva fare il critico d'arte. Si è compromesso con alcuni saggi sull'arte che francamente io trovo discutibili, ecco, nel senso però non della parola che dicevo all'inizio, perché Massimo Recalcati, che ha un sacco di torti ma su questo l'ha azzeccata giusta, dice che non bisogna fare patografia. Ecco, lui ha fatto precisamente della patografia, tranne il fatto che poi l'ha fatta anche Recalcati, ma questo sono affari suoi, non mi interessa. Ecco, ma su questo quello dicevo, che bello, ricominciamo, perché su Freud, per carità, no, non ha fatto solo fotografia, però quando parla di Leonardo, del sogno, eccetera, quando parla del Museo di Michelangelo, eccetera, io non la prenderei per un saggio sull'arte, la prenderei per un saggio sulla psicoanalisi, esattamente come Lacan. E guardate che gli psicoanalisti, per quanto ne so io, tranne alcuni casi di cui forse hai parlato tu prima, sull'arte sono generalmente abbastanza conservatori. Cioè quando Lacan dice che l'arte è quella che ti induce ad aprire le braccia e ad abbandonare le armi, francamente questo è un pensiero conservatore sull'arte, eh. Per quanto Lacan sia stato un innovatore pazzesco per molti aspetti, quando Jung collega l'arte con agli archetipi, secondo me è un pensiero molto conservatore. Ma qua la chiudiamo, perché sennò andiamo a litigare e la tiriamo troppo in lungo. Scusate se ho parlato troppo. No,
aveva ben chiaro che la pantografia è una delle possibilità rischiosissime. Dopo, i pensatori di cui non abbiamo parlato, psicoanalitici, sull'arte, sostanzialmente non sono più stati dei patografi. Hanno lavorato sul... Sì, va bene. Io la chiuderei qui, naturalmente, un po' per l'ora, un po' perché sarebbe necessario appunto fare dei giri di giostra, insomma, riprendere e ripartire da qui. Vi ringrazio molto, mi ha colpito il fatto che il pubblico è rimasto fino all'ultimo attentissimo. Ridò la parola al mio presidente. Grazie a tutti e buona serata. Ok, sarò rapidissimo. Semplicemente un simbolo, e non aggiungo nient'altro a questa cosa, che lasciamo come sempre a tutti i relatori che portano un contributo in questo posto, e non ha bisogno di commenti, ovviamente. Grazie ancora. Questo uno, no, non vuole esserlo, però di nuovo grazie a tutti. E una cosa importante potete trovare qui, ringrazio Erika Sansa per il lavoro che ha fatto, come vedete, se vogliamo provare a portarlo qui davanti per farlo vedere a tutti, come al solito qualcuno può dare una mano, e abbiamo un'opera di graphic recording della serata, una traduzione davvero originale che accompagna di solito tutte le nostre serate. Lo lasciamo lì o... Allora, è complicato muoverlo, lo potete vedere lì accanto. Grazie ancora. Bene.